È con una certa emozione che mi trovo in questo luogo, la Biblioteca Nazionale dello Sport, della Scuola dello Sport, circondato da cose che hanno un cuore antico, come ad esempio la Gazzetta Sportiva che nella pagina di chiusura delle Olimpiadi di Roma 1960, le ultime Olimpiadi di, dicono i cultori di questa manifestazione, a dimensione umana, e che si sono chiusi proprio con una immagine iconica che resterà per sempre nella storia dell'umanità. Un etiope, Abebe Bikila, che vinse la maratona, ultima gara a chiusura di quelle Olimpiade, e la particolarità fu che percorse i 42 km e 195 metri, arrivando sotto l'Arco di Traiano, a piedi scalzi. E da lì cominciò la leggenda dei corridori degli altipiani, che oggi è diventata una realtà molto diffusa. Pensate che salto, siamo passati dai piedi nudi di Abebe Bikila a delle scarpe ipertecnologiche di oggi che fanno volare, e in mezzo a tutto questo la corsa che cosa ha rappresentato? Ha rappresentato il cambiamento epocale, cominciato proprio in quegli anni quando questi corridori venivano visti come eroi della fatica, o altri atleti come Emil Zátopek nelle Olimpiadi del 52, dove c'erano ancora i segni del secondo conflitto mondiale, e anche la sua postura, questa testa appoggiata, questa smorfia sempre di sofferenza e di dolore, unico atleta nella storia delle Olimpiadi aver vinto nella stessa Olimpiade 5.000, 10.000 e la maratona appunto. Ebbene, su Zátopek suggerirei una lettura stupenda che è Correre, un libro che ho visto presente nella Biblioteca Nazionale dello Sport di uno scrittore, Ekenoz, ma da allora questa corsa di resistenza, questa corsa di fatica ha ispirato tantissimi scrittori, anzi scrittori come il giapponese Mukarami non nascondono che è attraverso la corsa che ha trovato spesso l'ispirazione per raccontare i suoi romanzi. Ma dicevo di questo cambiamento epocale iniziato proprio negli anni 60. Anni 60, quelli del boom economico, finalmente tutto il mondo ritrova un'atmosfera di creatività e diciamo anche di pace, e questo favorisce pian piano anche i cambiamenti di stili di vita. E oggi ci troviamo a che cosa? 60 anni dopo, milioni di persone vogliono imitare Abebe Bikila. Per milioni di persone correre una maratona è diventata una sfida con se stessi. Ormai la corsa è entrata fortunatamente nelle abitudini sane di appunto migliaia e migliaia di persone che tutti i giorni affollano i parchi, ma le città basta pochissimo per potersi muovere e correre, un paio di scarpe, pantaloncini, maglietta. E insieme a questo che cosa si vive? Si vive un senso di grande libertà perché non hai limitazioni, la scoperta di te stesso e un approccio sicuramente salutare. A questo riguardo vorrei fare proprio una parentesi sull'epoca che stiamo vivendo, questa terribile epoca pandemica, e pensate in un anno come sono cambiate le cose. Qualcuno ricorderà che verso maggio, in uno dei momenti di più duro lockdown per tutto il nostro paese, i runners venivano quasi definiti i nuovi untori, cioè portatori di virus, e purtroppo questo era un giudizio basato sull'ignoranza della conoscenza scientifica che invece con grande forza sottolinea come la corsa sia uno dei modi per potenziare in regime aerobico, cioè con un impegno blando, il sistema immunitario. E se pensate che questo maledetto virus colpisce proprio una cosa che ci appartiene da quando nasciamo, cioè la respirazione, colpisce i polmoni, in molti ospedali hanno cominciato le pratiche di riabilitazione, di ritorno alla vita normale delle persone che hanno subito il Covid in maniera pesante, proprio attraverso esercizi di corsa a passo blando, proprio perché è questo respiro che ci fa vivere, questo respiro che ci fa tornare alla normalità. Oggi circa 40.000 persone ogni anno in Italia percorrono e concludono una maratona. Per darvi un'idea di fin dove è arrivata questa cultura, vi faccio l'esempio di New York, la città che non si ferma mai. Ebbene, il giorno della maratona di New York la città si paralizza, le sue arterie diventano queste,
questi 50.000, a volte 60.000 persone che vogliono, partendo dal ponte di Verrazzano, attraversando tutti i quartieri di New York, concludere questi 42.195 metri. Ebbene, gli eroi non sono i vincitori, gli eroi sono coloro che arrivano quando il vincitore è già sull'aereo che vuol tornare al proprio paese. In conclusione, dove siamo oggi? Siamo nel Behind the Limits. L'uomo è riuscito, un grande maratoneta, Eliud Kipchoge, a infrangere la barriera delle due ore per percorrere una maratona. Pensate, provate a mettervi in bicicletta e provate a fare 42.195 metri mettendo sul tachimetro una velocità superiore a 21 km orari. Bene, un uomo ci è riuscito con i suoi soli mezzi e vincendo ad ogni passo la sfida con la forza di gravità. E fa tenerezza pensare ai piedi nudi di Bikila e a queste scarpe super tecnologiche che oggi fanno volare. Quello che resta, il fil rouge che unisce questi 60 anni di storia, anche se la corsa è cominciata molto molto prima, è proprio questo aspetto estremamente umano di ciascuno che si confronta con se stesso, con i propri battiti, con gli scricchioli delle proprie articolazioni e con la capacità di raggiungere un traguardo anzitutto per se stessi.